Beh, direi perché non si può vedere un primo tempo come quello che abbiamo fatto, veramente inguardabile, senza nervo, senza impegno, senza quella cazzimma che ci vuole in questo campionato. Abbiamo giocato sicuramente contro una buona squadra, però obiettivamente prendere due gol così, senza una reazione, senza nessuno che tira un calcione qualche volta. Non si può vedere, infatti sono molto arrabbiato e domani mi sentiranno tutti i ragazzi al campo. Che cosa significa questo? Che provvedimenti prenderà? No, no, provvedimenti, non c'è da prendere provvedimenti, ma se qui qualcuno pensa di essere più bravo degli altri o essere fare la ballerina in campo, a me queste cose non mi vanno perché noi abbiamo messo in piedi, se venire a Salerno, sentire della gente di Salerno che ti fa i complimenti sulla squadra, su quelli che sono i giocatori, poi vedere un atteggiamento di questo tipo in campo a me non mi sta bene e soprattutto se devo morire muoio con chi mi segue, non sicuramente con chi pensa di essere dei fenomeni. Potrebbe andare via qualcuno allora. Ma al di là di andare via, chi non sta bene si può sedere, l'ho già detto al mister, a me non me ne frega un cavolo dei nomi, non ho assolutamente. Qui bisogna lottare come tutti perché. Nonostante le problematiche di quest'anno, noi abbiamo allestito una squadra importante e non si può pensare che questa squadra possa stare in questa posizione di classifica. Ma c'è qualcuno in particolare con cui è arrabbiato? No, no, un po' tutti, perché non è che le colpe sono di tutti, sono anche magari di quelli, qualche colpa ce l'abbiamo pure noi, che forse siamo troppo bravi, diciamo, in certe cose. C'è il campo, non c'è il sintetico, c'è l'erba, non c'è l'erba. C'è la scarpa, non c'è la scarpa, adesso mi sono rotto abbondantemente i coglioni di queste cose. Parole esplicite, quelle del Presidente, l'ultima da parte mia, è arrabbiato anche con il tecnico Breda che non ha trasmesso queste cose o ce l'ha solo con i giocatori? No, no, il tecnico non ha nessuna colpa perché il tecnico lavora, io lo vedo, lavora tutti i giorni e chiede ai ragazzi quello che sto chiedendo io. Se poi facciamo una partita buona e poi ne facciamo due di cavolo, secondo me c'è qualcosa che non va nella squadra, perché se no qua diamo sempre la colpa agli altri, diamo sempre la colpa agli allenatori e qualche colpa, anzi la maggior parte della colpa se la devono prendere loro. Studio. No, io volevo solo fare una domanda al presidente Sebastiani alla luce delle dichiarazioni che ha rilasciato al nostro Rico Giancarli. Ci sarà una rivoluzione in questa settimana di mercato? No, no, non si tratta di rivoluzione, si tratta di capire, noi le idee sul mercato ce le abbiamo già, non è che dobbiamo fare le rivoluzioni, sappiamo già quello che dobbiamo fare e siamo già a buon punto per le cose che dobbiamo fare, ma si tratta di dare una svegliata a tutti perché se pensiamo di essere troppo bravi e troppo belli e giochiamo per far vedere le proprie qualità in campo e non per la squadra, non andiamo da nessuna parte. Quindi arriverà il centrocampista del Monza di cui stavamo parlando, Rigoni, usciranno Busellato, Crecco e magari qualcun altro. No, no, non si tratta di entrate e di uscite, si tratta di far capire a quelli che sono qui, che sono anche molto bravi, che oltre alla bravura devono metterci qualcosa in più. L'ultima per il presidente che deve lasciarci. Da parte di Fabio, Fabio. No, saluto il press. Io chiaramente gli faccio una domanda dal punto di vista tecnico-tattico perché poi le altre cose è meglio che le fate voi. Io continuo a dire che questo mister, presidente, nelle ultime settimane non mi convince dal punto di vista proprio dell'atteggiamento che dà la squadra, dal punto di vista proprio mentale. Della mentalità di provare a essere un po' più propositivo, questo è il mio punto di vista. Tu che sei là tutti i giorni, sicuramente lo valuterai e lo valuti in un altro modo. Non lo so, questo ti volevo chiedere. No, Fabio, quando non arrivano i risultati, ho detto prima, la colpa è di tutti, però io che vedo il mister lavorare durante la settimana, vedo che comunque i concetti li trasmette, li passa, però poi in campo, tu lo sai, è stato giocatore, in campo ci andate voi, quindi se poi qualcuno pensa che è meglio passeggiare col pallone o far vedere che è più bravo di un altro nel fare un dribbling in più e magari non giocare per la squadra, obiettivamente poi tutto quello che provi in settimana sfuma, perché oggi abbiamo visto, abbiamo giocato contro una squadra che è palla lunga su Djuric, che comunque è 2 metri alto e poi crei le difficoltà. Ognuno deve adeguarsi a fare quello che può fare con le caratteristiche che ha, però insomma, voglio dire, sul mister Fabio, non sono d'accordo perché vedo come lavora e quello che vuole trasmettere alla squadra. Poi ribadisco,
cominciamo a dare qualche colpa a chi ce l'ha le colpe, perché sennò qua a Pescara cominciamo, bruciamo allenatori tutti gli anni sempre per colpa di qualcuno, e non è così. L'ultima da parte mia, Presidente, la salutiamo. Sui nomi di mercato, Rigoni ce lo può confermare l'interesse? No, Manainen... non vi confermo nulla perché, ripeto, noi abbiamo prima parlare domani. Che dobbiamo fare, però voglio capire qualche cosa, c'è una settimana, e se c'è qualcuno che non ha voglia di stare a Pescara può andare via, perché non, sinceramente, ripeto, se devo morire, devo morire con chi ha voglia di combattere con me fino alla fine. Ecco, posso fare veloce, sì, veloce una domanda? Potrebbero arrivare anche due centrocampisti? Così, questa è una mia domanda. Ma non si tratta di un centrocampista, due centrocampisti, non sono quelli che cambiano la squadra. Sicuramente ti possono aiutare, ma non, sicuramente non, è l'atteggiamento che deve cambiare, perché ribadisco, forse Pescara è diventata un'isola felice, e io so fare, so anche essere una testa di cazzo, se vuoi.